Sindaco, a un anno da Expo, cosa può lasciare questo appuntamento in futuro? Secondo lei cosa che servirebbe ancora per valorizzarlo di più? Beh, non voglio parlare degli indotti a livello economico, sociale, perché sono già emersi i dati che sono estremamente positivi. Expo, come ho sempre detto, ho sempre ritenuto, poteva essere la base del rilancio dello sviluppo economico, sociale, turistico, culturale, e così i dati che sono emersi nei giorni scorsi sono di una chiarezza e di una oggettività assolutamente incontestabile. Quello che mi preme però è che continui proprio l'impegno di Expo sui temi di Expo, e cioè la lotta agli sprechi alimentari, il diritto al cibo, la sana alimentazione, la capacità di parlare al mondo, di far cambiare al mondo le modalità di alimentazione in modo che non ci sia più chi ha troppo cibo e chi non ha cibo, chi muore di fame e chi forse poi si ammala di obesità. E proprio per questo la giornata di oggi è importante perché è il rilancio di quello che è stato fatto dalla Carta di Milano a una delle iniziative a cui più tengo. Il grande patto tra sindaci di tutto il mondo, che è un impegno concreto, realizzabile, verificabile e che viene verificato continuamente, di scambio di buone pratiche, di scambio di messa insieme di forze e di energie, perché partendo dalle grandi città del mondo, i sindaci che hanno sottoscritto il patto rappresentano oltre 450 milioni di cittadini, e su questo noi stiamo già proseguendo, e sono convinto che chiunque sarà sindaco in futuro non potrà che continuare, perché questa è una delle eredità più importanti dell'Esposizione Universale.